Eccoci di nuovo in collegamento per la quarta giornata della seconda tappa Master Boccia. Abbiamo ripescato dallo stagno qua vicino Piero Guglielmo. Eccomi qua di nuovo. Che era, ha rischiato l'annegamento, l'abbiamo ripescato in tempo. Ah, mi sono distratto un attimo, non vedevi subito, dai, puntare il dito. Allora, Alessandro Stella, Alessandro Nadieri, posso scommettere un centesimo che vince Alessandro? Ah, uno dei due è uno dei due, sicuramente. Quindi non posso scommettere? Comunque, qui vicino, oltre a quelle che stiamo riprendendo, ci sono due belle partite. Io mi faccio ovviamente distrarre. Biliardo 3, abbiamo due compagni di squadra. Sì. Galli Minocca. Biliardo 1 invece abbiamo Ricci Daniele. Contro Gamboni, direi. Contro Gamboni, direi. Perciò, una volta finito, se da casa e noi abbiamo la fortuna che siano i primi a finire, abbiamo l'imbarazzo della scelta. L'imbarazzo della scelta. Vedremo come sono messe le partite, se non sono già finite, perché la mia idea è che siano partite veloci queste qui. Quelle che tu hai menzionato, questa non lo so, non lo so, non ho idea però. Si va quindi con Stella Nadieri. Grillo esterno per il mancino umbro. Hai notato? Mancini. Sì, è vero. Due mancini entrambi bocciano a rovescio, cioè a contrario, non a rovescio, a contrario. Cioè, bocciano dove bocciano i destri. Esatto. Allora, nel biliardo vuol dire poco o niente, dal punto di vista di mettere in difficoltà un avversario. Cambia tutto per chi è mancino, nel senso che ha tutta una visione diversa, ma soprattutto se tiri ad effetto è il contrario, ricordiamo. Ah sì? Siccome, come tu sai, seguiamo intanto questo tiro che va sul largo di Nadieri. Peccato, l'ha sporcata, il tiro c'era, era bello. Come tu sai, Alessandro Stella è un grande appassionato di tennis. No, non lo sapevo. E comunque nel tennis, quando sei mancino, i destri dicono è un problema, perché lì ti arrivano delle palle diverse quando te le rimandano di là. Non basta essere mancini per essere buoni, ricordatelo. Qui cosa abbiamo? Anche perché se no io sarei un fenomeno, sono mancino. Qui abbiamo un birillo al massimo, sì. Potrebbe anche fare gioco, solo arrivare in testa a quel pallino per segnare, poi per giocarsi le altre due contro zero. Si va di prima invece, no? Sì. Beh, è indeciso. In testa. Esattamente. Yeah.
vedere se atta per fermarsi vicino a sponda corta o per offrire un bersaglio. Lascia il bersaglio. Ricordo che stasera non so, vista la voce che se ne sta andando, non so ancora se faremo vedere qualcosa, perché se la voce se ne va, domani chi c'è al mio posto? Domani pomeriggio potrei venirti a dare una mano, vediamo se riesco, se ce la faccio, comunque qualcosa però faremo. Diciamo che è meglio la voce tenerla anche un po' per domani, però vediamo come siamo messi. Punto che rimanerò. Anche perché domani si inizia alle 9, si finisce a cavallo delle 9 di sera. Ho ammesso che iniziamo verso le 10, 11 ore di diretta non sono poche. Assolutamente no. Però vedremo quello che succede. Secondo pallino per Nadere. Sei di prima. Quelli sono e quelli rimangono. A risalire da fuori. Bersaglio. Sembra voler cercare di recuperare la biglia di svantaggio. Che ha. Questa è una buona biglia. C'è lo stesso tiro dall'altra parte per Stella. Larga. Mi sa che hai ragione. Una volta tanto. Riprova a caricarla di più, ma anche non questa è mica stretta neanche questa. Assolutamente. L'ha caricata di più e allora riesce. Bisogna vedere se ci ha dato la spinta giusta. Non è così. Ultimo in arrivo non per benissimo, appunto, per no, Stella. Al momento le due date. Ancora rosso. Si è messo in tasca due biglie, se non sbaglio, no? Allora non c'era niente, anche potevi. Anche perché poi, a quanto sembra, un bigliaio questo che non è semplicissimo. No. Se vendi il punto, o fai un tiro di apertura. 10-0, terzo pallino consecutivo per Nadere. Boccia oggi, boccia domani. Raddoppio il capitale, Nadieri, 20-0. Primo set. Daniele Ricci su Gamboni, veloce, veloce. 51-13, tre date e via andare. Allora, intanto bisogna ringraziare e fare complimenti a Guglielmi
che ha messo in rete un si chiama short, cioè un corto, no? Piace? Che ha avuto un sacco di visualizzazioni, ma anche se la stessa persona l'ha visto 10 volte, significa solo una cosa, che piace. Piace, sì, no? E poi, diciamo, io non mi voglio prendere nessun merito, tant'è che non cito neanche mai la fonte, perché a volte vado anche a pescare sui video dirette che ha fatto qualcun altro. Perché un sospetto di chi sia quell'immagine lì? Perché a volte, cioè non a volte, come spesso succede, il vero protagonista è chi esegue il tiro. Ci mancherebbe. È il gioco, è la condivisione di qualcosa di bello. Adesso io ho visto, solo per citare un qualcosa, la prima volta che ho fatto il corto di Corvette, corta a risalire, solo alla Cade del Vento ci abbiamo provato in 30 a fare quel tiro lì, per dire che tutto aiuta. Quante ambulanze sono arrivate alla Cade del Vento? Tutto aiuta, diciamo, per cercare di emulare certi tiri, vuol dire aumentare, nessuna possibilità, aumentare comunque l'interesse che è. E un altro tiro che io ho fatto lì veramente, veramente, veramente volentieri è stato quello del povero Ettore Sabatani, che nel 2017 fece la super coppia in coppia con Maurizio Zoffoli. Gli servivano 16, un tiro miracoloso che solo lui poteva farlo. E l'ha fatto. E l'ha fatto, e oggi è un tiro che ha 160-170 mila visualizzazioni. L'altra cosa, volevo aggiornare sulla situazione delle nostre dirette al di fuori dei campionati. Premesso che nelle Marche non andremo fino a metà marzo più o meno. Però ci sono sabato e domenica prossimi in memoria di Crevenna, non stop, da sabato pomeriggio. Tanto tiro veloce di Alessandro Stella Larga. Poi il campionato italiano, il 2 e il 3, campionato italiano Coppa, prima categoria, Nuova Europa Faenza, vedremo con che modalità, lasciamo lo suspense. Però noi ci siamo. Sì, siamo tutti e due, vediamo se ognuno farà per i suoi o se uniremo le forze. Sì, tanto che punta, diciamo, resta sempre la condivisione di quello che è. Chi non è da casa, ci segue da casa, e voglio ricordare anche quest'anno, dal primo giorno del mese di Cervia fino all'ultimo, tutti i giorni in diretta. E la settimana successiva al campionato italiano di prima categoria, gara interregionale dal Green Planet di Porcia, in provincia di Pordenone, intitolata direi a filo meccanica, ma comunque saremo a Green Planet, sala storica, più per la stecca che per le boccette, ma una sala storica. Quarto pallino, sì, consecutivo, sì. 31-0, quindi ce n'è tanto di brigare da vedere. Seguiamo la bocciata di Alessandro Naderi. Ma chi segue solo te trova solo del biliardo, eh? Avevi dei dubbi? Diciamo che invece chi segue il mio profilo trova... C'è qualche pietino? Qualche cosa. Secondo me qualcuno ti maledice anche in alcune situazioni. Ma anche lì ho degli emulatori che poi provano, vanno a cercare la ricetta, qualcuno me la chiede direttamente. Io ho provato un paio di volte a invitarmi a casa, ho sempre ricevuto la porta chiusa, quindi il mese, ho desistito. Nel mese di Cervia sei il mio ospite, ogni volta che lo vuoi, che mi trovi al mare, perciò sono lì a due passi. Torniamo al biliardo, va, che è meglio.
Certo. No, comunque dicevo, ci sono anche degli appuntamenti con la Una Emilia Romagna, fermo restando che Guglielmi nel suo profilo Facebook e nei gruppi FISB seguirà, credo, tutte le partite della Casa del Vento, casalinghe e forse qualcuno anche fuori casa. Che Qualcuna, quelle limitrofe. sì, molto limitato. Invece noi avremo giovedì prossimo, punto Imola Tex Master. Il giovedì seguente, Leon d'Oro, Molinella, Nuova Europa Faenza, che praticamente è uno spareggio per cavarsi via dalle acque agitate dei playout. E quella dopo, Busecchio, Biviso 1. Ti do una notizia, questa volta non sarà il quinto pallino consecutivo. Stavolta un po' cestello di sangue. Ci sono buone possibilità che sia così. Punto bianco, si va per un lunga corta. Lo trova, ma mi sa che passano nei gialli, sì, così è. No. Terra di nessuno. Prova ugualmente, perché tanto ormai la partita è andata. Però, Attenzione che non è male. però. Questa è una grande biglia. Molto bene, Però ti ha pagato solo un birillo, sì, molto il raro questo qui. minimo Ho sindacale. detto che meglio di così non potesse fare. No, la cosa perfetta. Pilotto di Ti dico prima, 10 di che seconda. questo tiro poi è nato anche dalla differenza che c'è nella stecca, perché fossero stati 48 pari o Sì, 47 soprattutto pari, che era molto chiuso il gioco, eh. non l'avrebbe sicuramente Beh, fatto. sai, No, non per riesco via della solo. difficoltà e del rischio che c'è Ma sul largo, sbagli sul per largo, non rischi niente. Non potevi andarci, appunto, certo. anche se eri 40 pari, perché era troppo stretto. E lì 40 pari, non so se era, se, stavano forse più dalla parte di bottoni ancora. Anche In questa mezzo di qua volta e in mezzo di là. non fortunatissimo. 8. Allora, credo che sia 19 a 41 Sì. la classifica, quello che borbotta il tabellone. Diventa 21 a 41. Mamma mia. Ecco. Quarantanove, 21 sono i punti di stella, ricordiamo. Un birillo per vincere il primo set per Nadiri.
Eccolo qua. Addirittura raccoglie 10. Primo pallino del secondo set. Sembra essere di Alessandro Stella. Parte con 10 stella. Anzi, con strike. Risponde Naderi. Corta, corta. Attenzione, pallino che è leggero, insidioso. Bocciato, due giri. No, no, la spinta era da tre giri. Ultima biglia. Non lo vedo convinto Alessandro Stella nella giornata di oggi. Sembra quasi rinunciatario. Eccolo lì. E dopo ci mettiamo anche, diciamo, addirittura solo il rosso. La Befana? Sì. 6 gennaio. E 8 di colore. Quindi direi 36 a 0 se sono capace di fare i conti. No, scusa. No. 24 a 12. 24 a 12. Poi se tutto questo accade nella giornata in cui non hai o hai altre problematiche o hai altre cose per la testa. Ho capito. Però. Come dici te, piove sul bagnato. Sì, però. Va onorata la posizione di master, eh? Sempre. Non mi sembra che stia facendo niente per onorarlo, però non entriamo nel merito, noi dobbiamo commentare quello che vediamo, quello che gioca, i tiri che vengono effettuati. Lunga e corta. Presa. Sono 12. 24 a 26. Rosso con i tiri di, sì, di rimessa. Bianco. Sembra rosso, però. Avrei detto bianco, ma l'arbitro che si è avvicinato nella giusta prospettiva ha dichiarato così visibilmente rosso. Calcio del pallino, due sponde, altri 8 punti. Molto carino questo tiro, molto molto carino.
32 a 26. Guarda, ci sarebbe la risposta. Lunga corta nella bianca, la tua va a dire sul pallino e la bianca nei diritti. Alla fine è quello il tiro che farà, a mio avviso. No, no, no. Va dietro. Stesso tiro per stella. Ben eseguito. Vediamo se lo giochi in testa, pallino. Ecco dove sta animando adesso, con quei 20 cm di spinta in cui l'altro tiro potrebbe essere andare da sotto sulla sponda lunga piglia bianca. Va di prima. Il segnare non era difficile con questo tiro. Adesso l'insidia è fare un punto buono e andarlo a prendere. Pisa più complicato, vabbè che il poncio della bianca lo sento molto, sia nel spostando pallino, sia per entrare dentro con la propria rossa. Ma alla fine tira sulla sua, ah. O con rimpallo, o con mezza. Tanto primo set Minoccheri con Galli, che sarà la partita che andremo a vedere al termine di questa. Dando per scontata che la partita per il Cigamiera. Non passa. Sì. Trentatré a 26, fate 43 a 26. Tanto 43 gamboni, 48 ricci. Va largo, Stella. Due episodi hanno, diciamo, determinato questa classifica. Una bocciata di rimessa di ricci, che ha fatto solo due, dico solo perché non è sua abitudine, e un punto trovato per la strada da parte di Gamboni, però staremo parlando già di un incontro finito. Colpo in testa, attenzione che gira la rossa ma sul largo. Tu contro zero per Naderi. E 26 punti.
gliene servono 24, gliene servono. Corta, corta, da prendere troppo, troppo certo. Scarsa, però mi sa che sono 8 di colore. 8 di colore. L'unico pericolo era di pagare un birillo. 34, 43. Sei punti, 40 a 43. A zero ricci intanto sui gamboni. Attenzione. Se la dritta non passa, niente da fare. 5 in tavola, potrebbero anche essere 8. Potrebbe essere un tiro di rimessa. Attenzione a questo tiro. Attenzione a questo tiro. Non passa. Era molto difficile il tiro che ha fatto. Molto difficile. Andato largo senza toccare niente. Incredibile. Punto dovrebbe essere rosso. Sì. E adesso che si fa? Due biglie. Sì, per lui era importante andare a due biglie per bocciare quel filotto. È chiaro che aveva tentato. Dice, mi sbaglio leggermente, posso fare periglio con la prima bianca. Non è... Sì. Siamo 43 pari. Thank you.
Quello di prima poi va fuori dal castello il pallino. 45-43. Chiusura di mandata. Tiro veloce, correzione del pallino, niente da fare. Però raddrizzata dall'altra parte, corta. Doppio segnale. Forse anche triplo. Forse anche triplo. Lo sanno loro quando ne vogliono. Questo è il triplo segnale. Vedi che l'avevo già visto. Allora. Incredibile. Adesso Stella dice se tiro e bevo, perché tanto se lui sbaglia la biglia beve sicuro, ricordo, per come sono andate le ultime due biglie dell'avversario. Avrei fatto così anche anch'io. Non ha molto ingresso per entrare a fare questo tiro. No, poi tra l'altro la bianca è attaccata rossa, quindi non va verso il castello. Ha guardato Naderi dove colpirlo, ma è il traffico che c'è per arrivare lì. Sì, sì. Non è così semplice. Colpo in testa alla bianca. Prova 16. Questo è il quarto segnale che dicevo. Sì, è ultimo. È il quarto è ultimo. Andiamo a girare. Sì, andiamo da Galli e Minocche. Mamma mia. Tira volo. Ti dirò, già di per sé mi sembrava nervoso Stella dopo sì. Questa ultima ecco, data. Ti dico che non riesco a zoomare più di tanto. Provavo di... Ci dovresti arrivare, benissimo. No, era per farlo vicino ma non troppo. Uno uno. Vabbè, andiamo così. Che si infila giù per la 17 minocchi, 14 galli, primo set per minocchi. Non ce la fa, adesso ci guardiamo. La presa di prima. Hai visto che ci tirava perché c'era la spalla di pallino. Speriamo che
tolgono dalla nostra abituale. Perché la spalla, c'è cioè la spalla di pallina, se la non abbiamo mezzo, nessuna possibilità. Lei si infila verso il centro del biliardo. Ma se la tirate è perché lui ha visto in effetti che c'era l'appoggio. Cos'è un tiro di retro questo qui? Questo l'avevo visto solo nella stecca così. Dove si è fermata la sua figlia? No, è tornata indietro. Sono rimasto basito. Presente le statue di sale? Uguale. Costa Galli. Quasi costretto a un 2-1-3. Lì qua 24-14 per adesso e solo per adesso e servizio per gli di prima 10 di seconda, 34-14. Come dice Striscia la notizia, per adesso e solo per adesso. Ma guarda dove tiene il pallino. Sì. Ultima in arrivo. Tiro di apertura fra le due bianche, indecide invece di quattro spende, gli otto di colore non riesce, ma comunque gli otto di colore sono ancora lì. Obiettivo fra pallina bianca, tra una pallina dalla parte opposta. Però io non so se la classifica è corretta, ma dopo 9 partite sono al comando Ricci e Corbetta con 18. Che strano. Poi ci sono a
14 Galli e Lugli. A 13 Gamboni, a 12 Perucchetti e De Antonis. Partita strana questa, perché abbiamo visto Milan di Bocciani tenere il pallino a sponda corta, abbiamo visto Galli tenerlo sotto il castello. È semplice, lui deve recuperare, Minocchi no, giocare. A recuperare, insomma. Non vorrei che venisse fuori un tiro da Cineteca. Ma se lo tiro senza effetto, attenzione. Senza effetto. Io credo che l'ultimo tiro d'effetto, non credo, li ho visto tirare nel 2015. Eccolo. Si vede che l'angolo per il quattro sponde senza effetto non c'era. È chiaro che se lui non li tira mai, non è che non è capace, è che non li tira. Vero. Non ho mica detto niente, ho solo fatto un cenno. Solo un cenno. Non è così semplice. Corta corta a uscire da quest'altra parte. Ma di taglio Alex Galli. Ci vuole tanta bravura. Non è mica male. Eh? Aiutino del biliardo. Beh, un momento di sopra è bello qualitativo. Forse, forse meritava anche qualcosina di più. Sì, ma non tanto. Forse fu un tiro veramente 29-34. Bello. Tiro veramente bello. Ultima per Alex Galli. Vogliamo dire che la data con più suspense della partita? Sì. Questo abbiamo visto due, tre tiri, uno più bello dell'altro. Questo qui diciamo che come quarta biglia non è il massimo. Adesso ha due biglie in mano. Attenzione all'implosione del castello. Secondo me la tira veloce, non so. No. Di un 16 minocchere, niente, il birillo rosso è saldato. Bisogna guardare se sono attaccati quei birilli, se hanno il magnete. Allora, tiro di calcio di minocchere 0 con un passaggio in mezzo, tiro, il punto dovrebbe essere bianco. Tiro di Galli perfetto, 4. Tiro di Minocchi bellissimo, 0. Ci sarebbe un bel tiro sulla biglia bianca. Bisogna vedere se, se ne ha una voglia. Calcio di quello in alto. Eh,
alla fine ce l'ha fatta a vendere il punto. Sembra quasi voluta. No, voluta no. No, ho detto quasi. Ma diciamo che nella mano non c'era un gran rischio, c'era il rischio che Galli facesse strike e non c'è andato lontano. Molto bocciato, 34 pari. Bocciato più forte, visto? Sì, eh? Si era dato un'immalgata. Io. È un 16. Adesso da casa diranno, beh, non tirano a far 16, no, vanno a punto tutta la mano, semplice, poi dopo se qualcuno li rimarrà o non prenderà il punto, cambierà tutto. Problema, come si attacca adesso quella biglia? Il 16 ha la coda lunga. Abbiamo visto prima che pallino ha girato attorno al birillo rosso 3 volte. Vabbè, quella è una combinazione che tornerà nel 2026 forse. Tanto 3 contro 1 per Minocchi che prova di affondare la biglia rossa del punto, invece affonda la sua. Ma probabilmente poteva anche cercare di arrivare da sotto alla propria, non lo sappiamo. Passaggio vuoto. Non male, direi, come punto. No. Ci fosse, diciamo, la possibilità di arrivare in testa alla biglia bianca, quello che c'è per segnare con la biglia bianca. Ah, beh, non c'è altro, se no devi smezzarla e seguire con la tua, ma bisogna essere molto precisi, larga. Bisogna vedere dove va. No, è larga. Prendeva una porzione più scarsa con quella che poteva scivolare uguale, ma non dovevi essere largo, ecco, la sostanza è quella lì. Sullo stretto magari segni, ecco, in un modo o nell'altro. 35-34. Birillo di prima e qui mi fermo. Però spinta più moderata, ha cambiato gestione della data anche stavolta. Poi ha bocciato anche più largo di quello che è il suo solito. Telefonata. Chiama Galli, vediamo se Minocchi risponde. Entro troppo, ma segno. Minocchi di oggi, Piero, affari spenti, no? Come quello di molto questa... silenzio, ma... però intanto questa è 1-0 per lui qui, e tra l'altro è una posizione un po' di classifica non pericolosa, però è lì a centro classifica. È chiaro che ci sono ancora 5 partite a fermo a maggio, ma solitamente in quella periodo dell'anno vediamo Minocchi quello che siamo abituati a vedere quando faceva le gare sempre, no? Quello da guerra. Esatto. Chissà perché. È sempre così.
Biglia di vantaggio, possibilità di tirare la rossa. La biglia di vantaggio si può tirare anche di prima, eh? Però è molto stretta il passaggio per non bere, eh? Lunga corta di prima. O biglia o pallino segna sempre da sotto, o prendevi pulita la rossa, se no non ci ha neanche pensato proprio a tirarci. Ah, ci ha guardato, però sì, ma era tutta una finta. Devo portare a casa il pallino questa volta, nascosto tra le foglie. Io le minocchie in attesa dell'agguato. Tanto sono due biglie dentro. Una sicuro. E diciamo che con 5 posso perfino. No, adesso proviamo questo trasponde. C'era per i 10 invece che per gli 8. Un po' di differenza c'è, ma non è detto che sia una differenza anche per me. 40-34. Più l'8 di prima, 10 di seconda. Game, set and match. 1-1 o 2-0? 2-0. Bene, chiudiamo, ma pronti per l'ultima battaglia? Sì, ma per adesso. A dopo.